Passo invece la parola ad Alessio Cantarella, grande conoscitore dell'opera di Battiato. Studioso, posso dire, anche che poi amico personale dell'altra grande figura che, oltre a Giusto Pio, in qualche modo poi prendendo nel posto, pur facendo altre cose, nella carriera di Franco Battiato, che è stato Mario Sgarambro, al quale ha anche dedicato un importante sito, che è insomma il principale sito di riferimento sul filosofo lentinese. Prego, Alessio. Nel mio intervento mi concentrerò sulla collaborazione che c'è stata tra Battiato e Sgalambro, due uomini che nei rispettivi campi, la musica e la filosofia, si occupavano di rivelare la bellezza del pensiero, ancor prima di conoscersi. E questo è un qualcosa, dati i tempi che viviamo, a cui siamo sempre meno abituati. Battiato e Sgalambro avevano interessi completamente diversi. Il primo era appassionato di Gurdjieff, Rumi, Medio Oriente, Tibet, Sufismo, Buddismo. Il secondo di Schopenhauer, Spinoza, Occidente, Mitteleuropa, ateismo, impietà. Mi piace pensare ad entrambi come due galassie, piene di costellazioni ma anche di clamorosi buchi neri. Si conobbero nel 1993, alla presentazione di un libro di poesia di un amico comune, Angelo Scandurra. Sgalambro aveva appena pubblicato il saggio Contro la musica e ne regalò una copia a Battiato, il quale restò ammaliato dallo stile e propose a Sgalambro la scrittura del libretto dell'opera Il Cavaliere dell'Intelletto, dedicato a Federico II, che la regione siciliana aveva commissionato a Battiato. Quando, dopo questa esperienza quasi per gioco, Sgalambro propose a Battiato la realizzazione di un album pop, L'ombrello e la macchina da cucire, i testi che Sgalambro aveva inviato, senza sapere neanche cosa fossero, erano pazzeschi, si pensi al brano Fornicazione. Non si era mai sentito nulla di simile nell'ambito della musica leggera. La forza delle parole era strepitosa. Così tra un album e l'altro il processo creativo si incrociava continuamente, a volte dominava il testo, altre la musica. L'Imboscata e Gomma Lacca furono degli album monumentali, poi la produzione andò frammentandosi, mantenendo comunque una qualità molto alta. Ma com'è possibile che due personalità così diverse abbiano dato vita a una collaborazione così prolifica che ha prodotto dei brani immortali, si pensi alla cura? Rispondo con una teoria avanzata dal mio amico Antonio Carulli nel suo libro Introduzione a Sgalambro. Secondo un teorico del liberismo, la fortuna di una società è determinata dall'egoismo del singolo venditore e non da un astratto concetto di altruismo. Ecco, forse la fortuna della collaborazione tra Battiato e Sgalambro è dovuta al fatto che entrambi hanno perseverato verso il loro obiettivo, rimanendo comunque se stessi. Ciascuno ha semplicemente partecipato con la parte migliore della propria produzione, facendo sì che l'esito a quattro mani risultasse grandioso.